Benvenuti a una nuova puntata di anno 2002, ma Roma è bella da secoli, la trasmissione che senza alcuna pretesa accademica racconta, scopre e va alla ricerca delle meraviglie della nostra capitale. Ed oggi proprio ad Ostia vogliamo dedicare il nostro programma. Ostia che è una grande città, ma è comunque inglobata nella realtà di Roma, il mare di Roma. In realtà è un municipio, il tredicesimo, con i suoi 250.000 abitanti che, comprendendo proprio tutto, l'intero municipio, arrivano a 400.000, e con tutti questi abitanti Ostia diventa una delle più grandi città d'Italia e addirittura d'Europa. E cominciamo proprio dalla rotonda di Ostia, il punto di arrivo dopo aver percorso la via Cristoforo Colombo, questa lunga arteria che dalla capitale porta al mare di Roma. La rotonda, chiaramente elemento circolare, dotata di tante curiosità, prima fra tutte per esempio quello che proprio sul pavimento della rotonda sono intarsiati, ricamati i segni zodiacali del nostro zodiaco. Appunto, possiamo vedere il Sagittario, lo Scorpione, l'Acquario, l'Ariete e tutti quanti i segni zodiacali. Quando nasce Ostia? Le sue origini si fanno addirittura risalire ad Ancomarzio, il quarto dei re, che per avere tutto il controllo sul fiume Tevere decide di dislocare, di creare tanti piccoli centri lungo appunto il biondo Tevere e alla sua foce un grande centro, chiamandolo Ostia, che nella lingua originale vuol dire appunto foce. Chiaramente non possiamo ripercorrere tutta la storia di Ostia. Facciamo un lungo salto temporale, da Ancomarzio arriviamo addirittura al 1880, quando si decide di riqualificare tutta questa zona e far diventare Ostia veramente il mare di Roma. Parte appunto nel ventennio che precede il Novecento un lungo periodo di lavori, di riqualificazione che si conclude nel 1904. Per bonificare un po' tutta la zona vennero addirittura i cittadini romagnoli che stabilirono qui una vera e propria colonia. Il comitato che si occupò della riqualificazione di Ostia si chiamò Comitato Pro Roma Marittima. E appunto i lavori durarono 25 anni circa, dal 1880 al 1904, e restituirono un po' questa città, chiamiamola così, al suo antico splendore, quello appunto per cui era nata come città mare di Roma. Curiosità che abbiamo importato dalla California, o forse anche meglio dall'Australia, il surf. Eh sì, perché proprio qui, dopo la rotonda di Ostia, tanti ragazzi romani, surfisti, si esercitano nelle loro cavalcate delle onde. Guardiamo. Ecco, siamo qui al centro della Rosa dei Venti che conclude e delimita il celebre pontile di Ostia, luogo di incontro e di riunione per tanti cittadini ma anche per tanti romani che fanno qui la gita domenicale fuori porta, e anche per moltissimi pescatori che si posizionano proprio lungo il pontile con le loro canne e pescano. Ma
la storia del pontile di Ostia è una storia lunga e tormentata. Inizia, pensate, alla fine del 1930, quando viene inizialmente costruito a partire da piazza Anco Marzio. Era lungo 150 metri, era fatto di legno e di ferro. Successivamente il pontile viene trasferito qui, partendo da piazza dei Ravennati. Esattamente nel 1940, durante il ventennio fascista, e viene chiamato Ponte Littorio. Durante la guerra poi viene seriamente danneggiato dai bombardamenti e viene ristrutturato così come lo vedete adesso, c'è stato chiaramente un ulteriore styling negli ultimi anni, nel 1956. Siamo trasferiti nella parte più dimenticata di Ostia, l'idroscalo. Questo che ho alle mie spalle è il monumento a Pierpaolo Pasolini, l'unico monumento che è stato dedicato al grande scrittore, poeta e regista. Ogni anno a novembre viene commemorata la memoria di Pierpaolo Pasolini. Si è molto dibattuto sui criteri estetici di questo monumento e di questo posto. Forse si sminuisce Pasolini con un monumento come questo? Alcuni dicono di sì, altri dicono di no. Fatto sta che questo è l'unico monumento concreto che Roma, la Roma che Pasolini ha amato tanto, ha dedicato al grande poeta scrittore. Bene, ci troviamo nei pressi del lungomare Toscanelli. Su questo tratto di strada si affacciavano e si affacciano ancora tante palazzine Liberty. Dietro le mie spalle ho appunto un classico esempio di questa architettura, come possiamo vedere con tutti i fronzoli, gli elementi architettonici ispirati anche a tutto il mondo della natura. Purtroppo c'è da dire che tante volte il patrimonio artistico, culturale e architettonico della nostra città è sottovalutato, come in questo caso. È proprio dalla nostra trasmissione parte una sorta di richiesta e di denuncia culturale. Salviamo il patrimonio Liberty di Ostia. E con la spiaggia di Castelfusano, che si sta preparando alla stagione balneare 2002, si chiude anche questa puntata di anno 2002, ma Roma è bella da secoli, una puntata dedicata ad Ostia. Vi ricordiamo tutti i nostri indirizzi: via di Villa Berardi numero 200154 Roma, l'email è info@t9tv.com. Se volete visitare dei monumenti, delle bellezze romane, dei luoghi, dei posti nascosti, scriveteci. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di anno 2002, ma Roma è bella da secoli. Arrivederci.